I leader ispiratori sono fatti, non sono nati così. C'è l'idea che le persone ispiratrici abbiano una sorta di status magico. Andando a scavare e andando a grattare la realtà, invece, si vede che molto più semplicemente lo sono diventati grazie alle loro esperienze, grazie a quelle che sono le criticità che hanno affrontato durante le loro sfide professionali. Così, soprattutto avendo coraggio e imparando dal loro vissuto e sviluppandosi, lo sono diventati. Pertanto, un leader, più che essere perfetto, deve essere coraggioso, con consapevolezza di sé, con la capacità di richiedere feedback dagli altri e soprattutto con un po' di impegno, tutti noi possiamo diventare e sviluppare le nostre competenze collegate alla leadership ispiratrice. Provate a pensare a una persona che nella vostra vita ha rappresentato una figura di leader importante. Molto probabilmente ve lo ricordate perché aveva una grande capacità di mettervi a vostro agio, aveva la capacità di rimanere calmo in situazioni di criticità, di cambiamento e di flessibilità. Aveva anche la capacità di avere un buon pensiero positivo e poi vi ispirava con le sue idee. Questo è un ottimo esempio di quella che è l'intelligenza emotiva al lavoro. L'intelligenza emotiva è la capacità, prima di tutto, di riconoscere le proprie emozioni, poi di saperle interpretare e alla fine controllare. Il leader che funziona attraverso le proprie emozioni dà risultati più efficaci e soprattutto diversi. Nella teoria di Daniel Goleman sull'intelligenza emotiva, il leader che è ispiratore ha prima di tutto un quadro aggiornato e preciso di quelle che sono le proprie caratteristiche, punti di forza e aree di miglioramento. Poi sa bene quali sono i suoi modelli di ragionamento e di funzionamento e quali sono i propri blocchi. Conoscendosi bene, ha la possibilità di sapersi gestire. Questo implica il controllare le proprie emozioni, il essere di supporto in situazioni di flessibilità, la capacità di avere un pensiero positivo e naturalmente di affrontare le sfide. A questo punto è in grado anche il leader di affrontare la parte sociale con empatia e competenza nel riconoscere le dinamiche organizzative e poi nella gestione delle relazioni, lo sviluppo degli altri, la capacità di guida, la gestione del conflitto e il lavoro in gruppo. Queste sono tutte le competenze che possono venire a supporto di una leadership efficace e che possono essere sviluppate. Ricordatevi che le competenze sono dei muscoli, pertanto non abbiamo bisogno di essere nati come leader, ma li possiamo sviluppare e implementare nel corso del tempo. Con queste competenze, il leader deve prima di tutto guidare le proprie persone verso gli obiettivi del loro lavoro. Si dice che i leader devono essere di stimolo, devono muovere le persone, devono portare le persone ad attivare la loro passione e in questo modo a stimolarle. Il come ci si riesca a farlo viene ricondotto molte volte alla capacità di avere una visione organizzativa, di avere una forte vision e un forte orientamento al risultato. La questione forse è un pochino più semplice. Stiamo parlando della capacità di utilizzare le emozioni. Il leader che, supportato dalle competenze tecniche, utilizza il canale emotivo è un leader efficace. I leader devono essere in grado di tirar fuori il meglio dalle persone, con umiltà, con affidabilità, con risonanza e con impegno. Vanno a innescare la passione degli altri e pertanto li stimolano al loro sviluppo. I leader dovrebbero non solo pensare a se stessi, ma dovrebbero pensare ai propri uomini, alle proprie risorse. E di conseguenza devono essere generatori di energia, ma anche fare in modo che a un certo punto l'energia venga innescata dalle persone.
Se vogliamo sviluppare le persone, dobbiamo ricordarci di partire dal loro valore, non concentrarci sui punti di debolezza, ma far percepire loro le loro capacità. Altro elemento molto importante, il leader deve sviluppare un pensiero di una visione e di una missione condivisa anche a livello valoriale. Le persone si sentiranno in questo modo parte di qualcosa di più grande del loro singolo lavoro e soprattutto non funzioneranno solo per obiettivi a medio termine. Altro elemento imprescindibile di una leadership efficace è il parlare da cuore a cuore. Nelle organizzazioni molto spesso si intercetta il bisogno che il leader abbia un buon umore, ma non che possa lavorare sulle proprie emozioni. Forse certe volte viene considerato un pochino troppo intimo come aspetto. Invece, il riuscire a intercettare le proprie emozioni, incanalarle e utilizzarle, diventa sicuramente a supporto di una sicurezza psicologica che si dà negli ambienti di lavoro e si riduce la tossicità. Per chiudere, altro elemento importante, il leader deve avere un pensiero che esca dagli schemi. Un pensiero certe volte che non segua la massa, che vada a intercettare soluzioni innovative e anche fuori dal comune, ma che porti le organizzazioni e il proprio gruppo a superare periodi di crisi e periodi di difficoltà.